Parco Nazionale della Maiella lanciò l'idea di trasformare lo storico cammino di Celestino in un grande tracciato che congiungesse i luoghi del Papa Eremita e che entro il Giubileo del 2025 collegasse Roma a Vieste. Le nuove tappe, che andranno dall'Aquila Sulmona e da Serra Monacesca a Ortona, 225 km circa, che uniscono il cuore della nostra regione al mare Adriatico toccando luoghi straordinari, sono state presentate nella chiesa di Santo Spirito nell'abbadia morronese. In realtà è un unico cammino che viene sviluppato progressivamente, del quale era già disponibile un primo tratto all'interno del territorio del parco e ora mettiamo a disposizione altri due tratti, uno dall'abbadia morronese dove ci troviamo fino alla Porta della Perdonanza all'Aquila, Collemaggio, e un altro che va dalla Serra Monacesca fino al mare, ad Ortona. E in tutto il cammino consterà, in questa situazione, di circa 225 km da fare in 12 o 13 tappe e con una interessante corrispondenza a quelle che sono le aspettative dei fruitori di questo tipo di escursionismo. E ci siamo impegnati entro il 2025 di farlo arrivare niente di meno che sul Gargano, dove si è conclusa praticamente l'avventura del Papa Celestino V, a Vieste, e già siamo in accordo con tutti i responsabili del territorio fino a quel punto. La regione, peraltro, proprio per dare anche senso e spessore a questo cammino e a questa presenza e anche ai riconoscimenti UNESCO, a cominciare da quello della transumanza, ma senza dimenticare quello della perdonanza, peraltro un cammino che parte all'Aquila e che trova in Celestino l'inventore della perdonanza stessa, daremo appunto significato e spessore culturale con una serie di eventi che nel corso dell'estate vedranno la loro prima edizione ed estrinsecazione, nel corso dei quali l'attrattività del territorio potrà essere assolutamente incrementata, e noi speriamo appunto di poter offrire anche attraverso un adeguato programma l'occasione giusta a tante persone, non solo ovviamente abruzzesi, ma a tanti turisti, di scoprire questi cammini, di scoprire la meraviglia di questi luoghi, di innamorarsi di questa terra e di contribuire a farla crescere.